Ben ritrovati alla seconda parte di Prima Mattina. Quest'oggi, come ogni sabato, al mio fianco ho il caro amico Diego Di Felice Antonio. Buongiorno Diego. Buongiorno a tutti, buongiorno. Per parlare insieme soprattutto delle vicende legate al Teramo Calcio, ma faremo anche una puntatina in Serie D, perché da domani riparte anche la stagione della Virtus San Nicolò con il raduno a Castel del Monte. Insomma, parleremo un po' anche delle prospettive del San Nicolò. In questa che oggi insieme è la nostra ultima puntata di questo lungo ciclo di trasmissioni, alla fine ci sarà spazio anche per i saluti, Diego. Quindi Certo, benissimo. riserveremo uno spazio anche per salutare ovviamente i nostri telespettatori, ma c'è molto da dire adesso, subito, sul Teramo, perché ieri è stata una giornata piuttosto movimentata, abbastanza importante in casa biancorossa, perché è stata giocata la prima amichevole stagionale di questo precampionato nella sede del ritiro di Alfedena contro la locale formazione dilettantistica dell'Ala Fidelis, che gioca in prima categoria. È terminata 8-0, ovviamente sparring partner, come si suol dire in questa prima sgambata della stagione. Ma soprattutto in tarda serata sono stati ufficializzati due colpi, due trattative last minute che Repetto ha chiuso per rinforzare il pacchetto di giocatori a disposizione di asta. Ecco qui, proprio dal sito ufficiale del Teramo Calcio, le due notizie che parlano dell'ingaggio dell'attaccante Andrea De Julis e del portiere Mikal Lewandowski. Allora, Diego, li conosciamo rapidamente insieme. De Julis, appunto, è un attaccante che lo scorso anno ha giocato in Serie D con la Nocerina, due stagioni e mezzo, le ultime 2 stagioni e mezzo in Serie D, perché la passata stagione soltanto nella seconda parte ha giocato 16 presenze mettendo a segno 8 reti. In precedenza, ecco qui il suo curriculum, grazie anche a Cristian De Luca, che ce lo manda in onda dalla regia. In precedenza una buona stagione con il Serpentara, 16 reti in 31 gare, e prima ancora con la Vis Pesaro, 8 gol in 27 presenze. Nel curriculum anche 5 partite con l'Ascoli in prima divisione, lui che viene proprio dal settore giovanile dell'Ascoli. Dovrebbe essere, Diego, un po' l'alternativa a Ciro Foggia, l'attaccante che almeno in questo momento parte titolare nella formazione base di Antonino Asta. Sì, è un giovane, ci sono tanti giovani. Ha 24 anni, un classe 93, li compie proprio fra 24 pochi anni, giorni. viene da un settore giovanile dove sicuramente è stato allenato da Di Mascio, perché penso che in quel periodo c'era già Di Mascio all'Ascoli. Niente, i gol pare che li fa, perché anche se in categorie inferiori, tipo Serpentara, Nocerina, Vis Una Pesaro, buona stagione, quella da 16 gol. sì, 16 gol in Serie D. Praticamente 2 campionati fa. I gol li fa, come dicevo l'altra volta, chi fa i gol penso che li sappia fare un po' in tutte le Le categorie, chi categorie. non li sa fare non li fa nemmeno in categorie inferiori. Quindi siamo tutti speranzosi, è chiaro che sono delle lotterie. Un altro Rispecchia un giovane po' che si unisce. il profilo anche dello stesso Foggia, no? Ciro Foggia, l'attaccante prelevato dal Melfi. L'anno scorso è stata la sua prima stagione tra i professionisti con 12 gol al segno. Prima aveva giocato in eccellenza e Serie D, facendo anche comunque diversi gol, quindi anche in quel caso si può sperare che possa ripetere questi numeri. Ma certo, la speranza è quella che dobbiamo avercela, se no alla fine. Però ecco, sono comunque un giocatore anche Foggia, un po' come Croce, veniva dal girone Meridionale. meridionale e poi un po' come Croce, anche se con molte attenuanti, ha fallito lo scorso anno. Io mi auguro che non sia così per Foggia. Però ripeto, stanno essendo una squadra prevalentemente fatta da giovani e siamo tutti speranzosi, però sono delle incognite, chiaramente sono delle incognite, dobbiamo vedere sul campo. Non dimentichiamoci che questi giovani vanno a giocare un campionato difficilissimo, che forse dei tre raggruppamenti il girone centrale è quello più tosto a In livello attesa della tecnico. composizione dei gironi con i vari ripescaggi, Ripescaggi, ovviamente, dobbiamo vedere. però tu pensi che anche quest'anno sicuramente lo è stato il più competitivo, il girone B, e si è visto anche poi per come sono andati i playoff con molte squadre che sono andate fino in fondo. Tu pensi che anche l'anno prossimo il girone B, quello centrale, possa essere il più competitivo, il più difficile? Ma sì, perché quello centrale è un girone un po' dove si raggruppano la maggior parte delle squadre di Serie A, di Serie B, del nord e del centro-nord, quindi c'è sempre la tendenza di settori giovanili, di squadre primavera di Serie A, di Serie B, di dare giocatori a squadre del centro, perché molti non vogliono andare al sud, perché è sempre meglio giocare più vicino a casa. Quindi Certo. io dico che
dobbiamo vederli comparandoli agli avversari che incontreremo, quindi adesso sulla carta sono tutti bravi, però poi dobbiamo vederli all'opera e vedere veramente quello che valgono individualmente a livello tecnico, a livello di corsa, a livello di tutto. Adesso, certo, Antonino Asta è abituato anche a ad allenare e lavorare con i giovani e dunque è anche pronto a trasmettere loro tutto quello che servirà secondo il suo modo, la sua filosofia di gioco, insomma. Certo, ma Asta dovrà lavorare di brutto, tra virgolette, perché deve cercare di inculcare a questi giovani molte nozioni tecniche che le devono già avere, perché, ma tattiche, perché si va a giocare, ci sono dei duelli, di là ci sono avversari blasonati, giocatori di sostanza, poi quando si creano le coppie è lì che si vede se riesce a prevalere nei confronti degli altri, e quindi autorità in certi ruoli, hai bisogno, i giovani va bene, ma in certi ruoli hai bisogno di giocatori di grosso spessore, perché sono dove nasce il gioco, dove giocatori di centrocampo, lo dicevamo anche l'altra volta, secondo me, tolto Amaddio, non è che io vedo grandissimi... che sta nascendo in questo momento, possiamo un po' immaginarlo con un terzetto composto da Amaddio in cabina di regia, Ilari al suo fianco, è comunque un giocatore che l'anno scorso ha fatto bene a Teramo, e il neo arrivato De Grazia, anche lui uno degli ultimi arrivi, ex maceratese, giocatore di talento che comunque dovrà confermarsi dopo una buona stagione dello scorso anno. Questo è un po' sulla carta. Certo, il centrocampo titolare, con Paolucci pronto anche a subentrare di rincalzo. Certo, ma io mi auguro che siano giocatori intraprendenti, perché come diceva l'altra volta Asta, lui vuole fare lui la partita. Sì. Quindi se quando, è una parola grossa, voler fare la partita significa imporre il proprio gioco all'avversario, imporre la propria personalità all'avversario che c'è davanti. Io mi auguro che questi ragazzi siano giocatori di grossa personalità e di grosso tasso tattico e che riescano ad imporre e fare la partita, perché poi se non c'è queste caratteristiche la partita te la impongono gli altri, la fanno gli altri e tu sei costretto a rincorrere e diventi una squadra che deve lottare e basta. E le belle parole lascio il tempo se che trovo. Se ne porta il vento, se porta come il vento. Si vuol dire. L'altro ragazzo arrivato ieri al seguito della truppa di Mister Asta è Michael Lewandowski, questo giovane portiere di cui si parlava già da tempo, era accostato già da tempo al Teramo, già da diverse settimane, tant'è che c'erano stati già approcci, all'inizio sembrava sfumata la possibilità di poterlo vedere in biancorosso, poi evidentemente qualcosa è cambiato e ieri appunto c'è stata la firma di questo giovane portiere polacco che l'anno scorso si è messo in mostra ad Avezzano con 33 presenze nel campionato di Serie D, un giocatore dunque che si è messo in luce dopo essere cresciuto nelle giovanili del Crotone che era proprio la sua squadra di appartenenza, che però non lo ha contrattualizzato al termine dello scorso campionato, dunque era libero di accasarsi altrove. Diego, con questo innesto forse non è più così tanto certa la posizione da titolare di Calore, o meglio i due potrebbero tranquillamente giocarsi il posto da titolare tra i pali. Sì, Lewandowski se ne parla bene, però bisogna vedere dall'opera, cioè, le chiacchiere, Lewandowski bravo, Calore bravo, sono bravi sicuramente, però bisogna vedere dall'opera, vedendoli all'opera vedi se hanno delle pecche, se sono giocatori, se riesce a vedere il futuro in loro, io mi auguro che siano bravi tutti e due, una cosa vedevo lì il coso, io non è che voglio essere pessimista, però ci vado un pochino con i piedi di piombo, no? Perché poi la realtà è ben diversa. La verifica la dà sempre il campo. Quindi poi bisognerà vedere. Io però sono ruoli troppo importanti. Io ripeto quello che ho detto nelle precedenti puntate. Sì, io, il portiere per me deve essere il portiere che ha fatto già partite su partite in Serie C. Un Narciso che ha 200 partite in Serie C, forse pure di più, e di punti in bianco mettiamo a custodire la nostra porta biancorossa da due illustri di belle speranze che sicuramente diventeranno bravissimi, però al momento sono delle incognite, siccome dietro di loro c'è la linea bianca e la porta, quindi noi non siamo... E magari il portiere deve essere anche quello in grado di dirigere il reparto, deve no? La dirigere difesa, il reparto. Nel caso del Teramo sia abbastanza al sicuro, diciamo, quel reparto con due colonne, con Caidi, Speranza e Caidi. Però Caidi e Speranza curano
tutto quello che c'hanno davanti agli occhi, curano i centrocampisti, curano i due terzini, invece lui da dietro, il portiere, cura tutto quello che sta nel settore difensivo. E quindi a volte una marcatura allentata, un portiere esperto previene anziché curare, ti dice stai più vicino, invece il portiere che non è molto esperto magari strilla perché sa che deve dire qualcosa, però... capito, con poca, certo, esperienza. E poi devi avere la personalità di richiamare un Caidi, di richiamare uno Speranza, capito? Uno Speranza, perché non è facile poi gridare e mandare magari anche tra virgolette a quel paese, certo, giocatori di esperienza come Caidi, Speranza, voglio dire. Probabilmente sarà proprio un ruolo anche importante, proprio quello del capitano e di Caidi, di responsabilizzare questi giovani portieri, di farli sentire davvero importanti, certo, no, per gli equilibri certo, della difesa e della squadra in generale. Ma sicuramente loro, Alessandro, saranno bravi, io me lo auguro, anche se, ripeto, bisogna vederli all'opera. Però ecco, siccome, scusa, faccio sempre l'avvocato del diavolo, però Lewandowski è bravo, ho sentito anche dei colleghi dire che era bravo, però il Crotone lo ha svincolato e vedevo che nelle giovanili del Crotone ha giocato 11 partite. Allora mi viene da pensare, il giovanile del Crotone 11 partite, perché... Quindi non sei un titolare nelle giovanili. Poi il Crotone ti lascia libero e vai ad Avezzano, non è che vai in C a giocare a Venezia o a Parma, ma vai in C2 a giocare ad Avezzano. Poi tutto questo grande mercato non mi sembra che ce l'avesse, perché abbiamo avuto facilmente, siamo riusciti a prenderlo, se così si può dire, facilmente, no? Con questo non significa niente. Una trattativa durata qualche settimana. Può darsi che gli altri stavano tutti girati dall'altra parte, se era così bravo, così forte, ripeto, io faccio questi discorsi, ma non... per cattiveria, tra virgolette, perché amo il Teramo, come lo ami tu, come lo amano tutti i tifosi, e quindi vorremmo avere almeno, insomma, ripeto, una squadra che deve salvarsi. Io non partirei con dei giovani, tutti e due giovani. Io, a parte il fatto che secondo me i due presenti non se la devono giocare, perché se li metti uno contro l'altro, una volta che uno diventa titolare, non è che puoi far giocare due partite uno e due partite l'altro. Tu dici che ci deve essere una gerarchia iniziale, in cui si individua subito il titolare e poi via, il secondo dopo gli allenamenti della preparazione, perché se comincia a creare il dualismo succede un macello, li metti pure l'uno contro l'altro. È probabile che la gerarchia ci sia, Diego, nel senso che calore sicuramente anche per, come dire, anzianità tra virgolette, perché poi sono giovanissimi entrambi, ma avendo già fatto un campionato da secondo lo scorso anno, a lui tocchi iniziare sulla carta da titolare, però sicuramente sì, alle spalle adesso ha un portiere che potrebbe anche insidiarlo. Sì, sì, però in questo lato anche qui ci sarebbe da dire qualcosa, perché Calore ha fatto il secondo, quindi non ha parato mai. Invece Lewandowski ha fatto il titolare in C2, quindi non capisco così perché. Così come Calore lo aveva fatto da titolare a San Nicolò due stagioni fa. In Serie D. Quindi non capisco perché Lewandowski debba partire come secondo. No, ma questo è semplicemente una Pignolo, supposizione, no? Cioè, perché ecco, già poi già bisognerà parole, capire quali saranno le scelte di Asta. Ma vedi, già a parole si creano delle situazioni strane. No? È difficile capire chi possa partire, ecco, avanti all'altro. Cioè, tu non puoi, ecco perché io dico, ma io lo dico per il bene, ripeto, io lo dico per il bene, dico la mia, non è che quello che dico io è la verità, io come la vedo così, e dico, e sono dell'avviso che il portiere è una squadra che deve lottare per non retrocedere. La prima cosa deve chiudere, deve avere una certa sicurezza, deve chiudere tra i pali, deve avere un portiere che forte che e cresce tutta la squadra. Quando il portiere para pure qualcosa di più del parabile, tutta la squadra viene galvanizzata. Se ne avvantaggia. Assolutamente. Per tornare invece al ruolo degli attaccanti, al reparto d'attacco, dove abbiamo visto l'ultimo innesto essere appunto De Julis, ieri c'è stata la prima amichevole stagionale, ne parlavamo poc'anzi, contro l'Ala Fidelis, terminata 8-0 come era ampiamente prevedibile, con per la netta differenza tecnica tra le due squadre. Mattatore della gara proprio Ciro Foggia, il nuovo attaccante del Teramo, che ha segnato 3 reti, tutte nel primo tempo, perché il Teramo ha segnato 4 reti per tempo. Foggia è sceso in campo nei primi 45 minuti, dunque 3 gol per Foggia, 2 di Fagioli, che invece ha giocato il secondo tempo, e questo ragazzo, che ricordiamo è un 2000, aggregato dalle giovanili del Teramo, lo scorso anno si era già messo in mostra nel settore giovanile biancorosso. Su questo ragazzo si dice davvero un gran bene, sì, potrebbe, sì, essere chi lo sa, una sorpresa probabilmente, sì, no? Anche della prossima stagione,
potendo ricalcare un po' lo stesso percorso di un Fratangelo, per esempio, no? Che abbiamo visto bene anche lo scorso anno. E dunque Fagioli, due gol per lui, poi le altre reti segnate da Ilari, Palumbo, anche lui un ragazzo delle giovanili, e Petrella, che dunque si sta impegnando tantissimo in questa fase. Stiamo vedendo alcune immagini recuperate proprio grazie a Cristian De Luca dalla regia, alcune immagini del match, ovviamente amichevole che lascia il tempo che trova, Diego. Sì, sì. Sono comunque importanti per iniziare a trovare l'amalgama, no? L'amalgama della squadra. Sì, tra di loro, a cominciare a conoscersi, anche più una sgambata giusto per fare la prima partita. Amichevoli serie, tra virgolette, arriveranno la prossima settimana. Contro, certo, il Pescara martedì, si gioca ad Avezzano, e contro il Foggia sabato a Castel di Sangro. Certo, anche se poi anche lì cominciano nel secondo tempo, giocano un po' tutti quanti, però già da lì si vede qualche confronto uomo contro uomo, contro giocatori di sostanza avversaria, e vedi c'è il tuo come se sfigura oppure figura decentemente al cospetto dell'avversario più blasonato. Niente, Fagioli mi fa piacere, ecco, i ragazzi del settore giovanile, ma dovrebbero essere sempre tanti. Ecco, lì invece non ho paura quando deve giocare un attaccante, perché tanto se sbaglia non succede più di tanto. Quando si butta la croce addosso all'attaccante. Si gioca in mezzo al campo, c'è l'aiuto della squadra, fai un errore, un centrocampista che debutta e fa un errore, c'è qualcuno che lo copre e lo salva. Però il portiere, ripeto, non lo salva nessuno. Certo. Ecco perché io. Classico discorso che l'errore del portiere è sempre diventa determinante perché poi subisci gol. Ecco, ma io adesso magari questi due sono bravissimi, però io, questo è il mio pensiero e rimane tale. Allora, a proposito dell'amichevole di ieri, al termine ha parlato il tecnico Antonino Asta ai microfoni dell'ufficio stampa del Teramo Calcio, e allora andiamo a sentire proprio quali sono state le sue impressioni. Un Asta piuttosto positivo dopo questa prima uscita stagionale. Ascoltiamolo. La prima partita, quindi da parte mia l'importante era vedere un po' l'impegno dei ragazzi. Stiamo lavorando molto sotto l'aspetto anche atletico, quindi ci stava un po' di difficoltà come c'è stato in certe frangenti, però mi è piaciuto, insomma, l'atteggiamento, la voglia di dover dimostrare di potersi meritare qualcosa, però è troppo presto in tutto. A me interessava un buon test, che nessuno si facesse male, così è andata. E qualche movimento in fase offensiva l'ho visto, e quindi dai, la strada è questa, piano piano. Sappiamo che ancora c'è tantissimo, molto da migliorare, ma credo molto nel lavoro, in questi ragazzi che mi ascoltano, mi seguono, e quindi mi auguro e spero che giorno dopo giorno possiamo solo vedere dei miglioramenti. Prima cosa, fortunatamente non si è quasi mai fermato nessuno, e quindi questo è merito anche del mio staff atletico, medico, perché insomma soprattutto il ritiro, i primi giorni sono sempre particolari. E poi, come ti dicevo prima, noto in questi ragazzi la voglia di volersi mettere in gioco, dimostrare di potersi meritare una maglia la domenica, quindi sono contento perché almeno hai a che fare con dei ragazzi volenterosi. È logico che, torno a dire, siamo ancora distanti da quella che può essere un'ipotetica formazione titolare, però siamo solo all'inizio, è passata una settimana, strada facendo possiamo solo migliorare, e questo è un po' il nostro obiettivo. Ma giovani positivi, perché vedo già in loro l'impegno, ogni giorno sono lì a chiedermi nel migliorarsi in quello che sono, e questo è piacevole, perché non tutti i giovani fanno così, invece loro vogliono veramente migliorarsi giorno dopo giorno in quello che sono i propri ruoli. Quando facciamo l'esercitazione si soffermano, mi chiedono questo, questo è un buon segnale, quindi la strada è questa, la strada è ottima per quello che riguarda il poter lavorare in un certo modo. Mi aspetto dei miglioramenti in quello che può essere, o quantomeno dei miglioramenti, vedere delle situazioni che proviamo in campo, ecco, mi piacerebbe incominciare a vedere quello. Sappiamo che abbiamo test importanti, e credo che già da lì si può incominciare a vedere qualcosa, anche se ti ritorno a dire presto, però già da domani cominceremo a lavorare in quello che è il nostro obiettivo, continuare il nostro ritiro, quindi lavoro atletico, tattico sempre. E poi queste due partite, la prima col Pescara, vediamo un attimino a che punto siamo, vediamo cosa ci manca per il futuro, anche se ho le idee chiare, però spero che dietro l'angolo ci possano essere delle sorprese positive, cioè quello che abbiamo già in casa.
Insomma, Diego, un asta che abbiamo sentito piuttosto soddisfatto dopo questa prima uscita, insomma, non potrebbe essere diversamente, se non per il fatto, come ha sottolineato lui stesso, che nessuno si è fatto male, insomma, che poi sono le cose che agli allenatori interessano di più. In Sì, ma adesso una insomma. fase di crescita come questa iniziale, no, del ritiro. Ma sono giocatori giovani, quindi difficilmente si fanno male perché sono ancora fisicamente integri. I giocatori anziani si sono fatti male sempre, raramente, perché sono giocatori che hanno fatto sempre almeno 30 partite in un campionato, sia Caidi che Speranza. Quindi. E niente, le parole di asta sono parole di circostanza che dicono un po' tutti gli allenatori in questo periodo. Però è giusto che le dica perché sono parole di incoraggiamento, però ripeto. Stiamo vedendo insomma qualche immagine ancora dell'amichevole di ieri. Sì. Questo è un gol di Foggia su assist di Fratangelo, l'abbiamo individuato. A proposito, ieri in entrambi i tempi, sia il primo che il secondo, con due formazioni completamente diverse, Asta ha disegnato la squadra col suo modulo base, quello che probabilmente farà vedere nel prossimo campionato, cioè il 4-3-2-1. 4-3-3, insomma, poi in base alla posizione, no, dei tre del tridente offensivo. Comunque, questo è l'impianto di gioco che Asta darà al Teramo. Nel primo tempo il tridente era composto da Fratangelo, Foggia e Tulli, nel secondo da Petrella, Fagioli e Palumbo, dunque un tridente molto più giovane. Beh, comunque è un 4-3-3 perché tu devi avere col 4-3-2-1 devi avere due punte che sono mezze punte, seconde punte. Quindi magari Tulli lo potrebbe fare, però che Fratangelo è uno delle due Altro mezze bel ali, gol di Foggia, questo che qui. Fratangelo è uno delle due mezze ali mi lascia pensare. Quindi, magari entra in mezzo al campo e diventa anche il 4-3-3, se c'hai i giocatori con i piedi invertiti, quando entri in mezzo al campo diventa un 4-3-2-1. È tutto da vedere, però il 4-3-2-1, quello classico, è fatto di un centrocampo a tre con due mezze punte, con caratteristiche tipo Del Piero, per dire, per fare un Certo. esempio, corse spezzate, quello è il 4-3-2-1. Se poi gli ci metti uno con la corsa lunga, tipo Fratangelo, non è un È ovvio 4-3-2-1. che è più un 4-3-3, insomma. Ovviamente, insomma, seguiremo anche le prossime amichevoli, come dicevamo prima, martedì quella contro il Pescara, sabato quella contro il Foggia, dove magari si vedrà qualcosa di ancora meglio definito e anche gli ultimi innesti Certo, potranno certo. trovare spazio. Ieri intanto anche De Grazia nel secondo tempo ha giocato, quindi è Ma potuto De Grazia. iniziare, no, a prendere contatto con la nuova realtà. Sì, De Grazia è un giocatore insomma, che si conosce, è un buon acquisto, De Grazia. Mi fa piacere, comunque è un giocatore dell'Ascoli, giusto? E viene dall'Ascoli, Ecco. anche se ha giocato a Macerata lo scorso campionato, un campionato praticamente da titolare Da in titolare, Serie ma mi C. fa piacere che si riallacci un po' qualcosa con l'Ascoli, perché dobbiamo dimenticare quello che c'è stato, perché. Le colpe sappiamo che sono state un po' di tutti e penso che io sono dall'avviso, io parlo per me, non voglio essere portavoce di nessuno, però mi dispiace che abbiamo avuto sempre dei grandi rapporti con l'Ascola, Che negli negli ultimi ultimi anni 30 anni, si 40 erano. anni venivano a fare amichevoli, Certo. hanno fatto il Gadaleta, mi ricordo, hanno fatto ogni anno, era la squadra che veniva a fare, importante di Serie A, di Serie B che veniva a giocare col Teramo. Quindi io mi auguro che si ricuci un po' questa situazione perché. Lasciamo perdere quello che è stato perché loro facevano i loro interessi e noi dovevamo fare i nostri. Loro l'hanno fatto meglio di noi, quindi dobbiamo accettare. Assolutamente, mettiamo alle spalle tutto ciò che è accaduto e guardiamo avanti. Guarderemo sicuramente con grande interesse a tutta la preparazione, il precampionato del Teramo per prepararci poi all'esordio della nuova stagione che avverrà a fine agosto. Scendiamo di categoria, Diego, lasciamo da parte il Teramo, parliamo negli ultimi minuti del San Nicolò che domani appunto si raduna in quel di Castel del Monte che per il quarto anno consecutivo è la sede del ritiro estivo della squadra teramana. Anche quest'anno dunque quello che è un po' un anno di ripartenza, di ricostruzione. Si va a Castel del Monte, da lunedì la squadra inizierà a lavorare agli ordini del nuovo tecnico Luca Campanile. Allora, anche in questo caso, quali premesse per questa Virtus San Nicolò Teramo che si affaccia ancora ad un campionato importante e difficile come quello della Serie D? Beh no, le premesse sono buone, ottime, l'abbiamo detto tante volte, San Nicolò oramai è una squadra collaudata, è una società collaudata che da qualche anno sta facendo bene perché per l'acume organizzativo del presidente, dei suoi collaboratori e di tutto lo staff tecnico.
è una squadra di sostanza, una società seria, organizzata a livello professionistico. Quindi io penso che farà comunque di nuovo bene. Hanno scelto un allenatore che è amante dei giovani, quindi fa giocare i giovani. E infatti stavo proprio per dirti che è un po' sulla falsariga di quanto è avvenuto a Teramo, certo. Anche il San Nicolò sta conducendo un mercato molto giovane, con degli innesti improntati al rinnovamento, al ringiovanimento, visto che la squadra comunque è destinata a cambiare molto. Gli ultimi, per esempio, sono stati, ecco, appunto, due giovani, l'attaccante Giuseppe Tedesco e il portiere Bruno Gori. Anche in questo caso si rinnova un po' la tradizione del San Nicolò di affidare i pali ad un giovane, ad un under, che magari poi possa ripercorrere le stesse orme dei vari Calore, Ciotti. Ricordiamolo, Ciotti, dopo il campionato da titolare lo scorso anno, quest'anno è stato acquistato dal Sicula Leoncio in Serie C. Dunque, certo. Trampolino di lancio il San Nicolò per questi giovani portieri. Sì, sì, ma fanno bene. Ecco, qui già i portieri giovani già li vedo in un modo diverso, perché la Serie D è in gondi di squadre imbottiti di giovani, perché non ci sono le possibilità economiche di prendere i giocatori che scendono dalla A alla B. Certo. Il campionato di C scendono tanti giocatori dalla A alla B, e quindi deve avere il portiere forte. Nello specifico Gori è un classe 98, molto strutturato, 1,93 m, che lo scorso anno ha difeso i pali della San Maurese, quindi già una buona esperienza comunque nel campionato di Serie D. Sì, di oltretutto il campionato dove stesso girone del San Nicolò. No, no, ma ripeto, l'importante è che facciano giocare i giovani nel settore giovanile, perché io lo dico per il Teramo che farà C, che devono giocare i ragazzi del nostro settore giovanile. Immagina, a maggior ragione, il San Nicolò che fa la Serie D dovrebbe far giocare tanti ragazzi nel settore giovanile, perché ce ne sono tanti e di buone prospettive. Bisogna avere il coraggio di farli giocare e affidarli ad allenatori che stanno veramente nel loro mestiere. Io mi auguro che Campanile sia all'altezza della situazione. Campanile, che a Cologna, oltre ad allenare la prima squadra, certo, è anche l'allenatore della Juniores d'Elite regionale, che tra l'altro quest'anno ha raggiunto anche la finale del campionato. Sì, insomma, è sempre ben comportato. Ben comportato, no, no, lui è un allenatore giovane, è giusto che gli si dia la possibilità, anche se il salto è doppio, perché passare dalla promozione alla Serie D, insomma, un salto di due categorie è un bel impegno. È un bel impegno. Ricordiamo che il San Nicolò partirà appunto domani per il ritiro di Castel del Monte, inizierà a lavorare da lunedì e terminerà la sua permanenza nel comune aquilano il 3 agosto, mentre il Teramo, lo ricordiamo, rientrerà in sede proprio dopo l'amichevole con il Foggia di sabato prossimo 29 luglio, che chiuderà le due settimane di permanenza nel ritiro di Alfedena. Allora, siamo in conclusione, abbiamo parlato anche quest'oggi un po' degli aspetti più di attualità legati alle due principali squadre teramane. Diego, noi ci salutiamo qui per quest'anno, perché la nostra trasmissione di Prima Mattina andrà avanti la prossima settimana fino a venerdì, dunque il nostro impegno del sabato oggi vive la sua ultima puntata. Io ti ringrazio ovviamente per la tua cortesia e disponibilità, mi hai fatto da spalla, da compagno di viaggio per tutta questa lunga stagione, questa prima esperienza di Prima Mattina. Io ringrazio te, ringrazio l'emittente e voglio ringraziare anche i tifosi che hanno dovuto, non te, ma magari sopportarmi, li ho un po' ammorbati, come si dice, mi auguro di no. Io non credo, perché mi abbiamo sempre avuto buoni riscontri, insomma, però se l'ho fatto, anche se li ho un pochino occasioni stancati, mi scuso, ma tutto quello che ho detto, che l'ho sempre per il bene del nostro amato Teramo, perché anche perché ti sei costruito un po' questa figura di difensore della teramanità, sempre, che è molto importante, voglio dire, certo, perché è una realtà la nostra, quella di Teramo, un po' a tutti i livelli, che va sostenuta e rilanciata, certo, ma, a partire dallo sport. Dallo sport, ma Alessandro, io non è che voglio, sono qui, ho questa possibilità che mi date, ma ce ne sono tantissimi teramani, bravissimi, la città di Teramo, bravissimi, che hanno nel cuore la teramanità, quindi io ho la e anche tanti teramani validi a cui magari va data un'opportunità. Va data opportunità in tutti i campi, non solo nello sport, e quindi io ho la possibilità di stare qui e voglio gridarlo ad alta voce, voglio gridare la mia teramanità. E lo hai fatto sicuramente con competenza e simpatia. Vediamo questo messaggio che è del direttore Walter Cori, che ce lo manda mentre ci sta seguendo. Mister, grazie per la coerenza e l'equilibrio messi in campo in tutta la stagione in vista della sosta
di agosto, contiamo sin d'ora su di te anche per la prossima stagione. Arriva una conferma in diretta. Quante volte nella tua carriera di allenatore hai avuto la conferma così presto anche per la stagione successiva? Quante volte è accaduto? Insomma, qui l'hai avuta in diretta televisiva. Ringrazio Walter perché è una stima e quindi mi fa piacere che ha questa stima. Ricordiamo tante volte sei stato anche suo ospite a Supergol, certo, insomma, so, una, lo ringrazio supporto, veramente il tuo molto gradito e importante per tutta la televisione, insomma, per tutte le trasmissioni delle nostre emittenti. Grazie, ma si vive di questi, vivo di queste cose perché il rispetto degli altri per me è importante, quindi lo ringrazio veramente di cuore. Benissimo, allora siamo in conclusione, ti saluto di nuovo Diego, grazie per l'apporto che ci hai dato, mentre a voi amici da casa do appuntamento a lunedì prossimo per Di Prima Mattina, sempre alle ore 7, proprio per entrare nell'ultima settimana della nostra trasmissione, mentre oggi alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale J News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.